Ora guardiamo come cambiare la password di amministratore e la password di utente. La password di amministratore è quella che usa l'amministratore, diciamo l'installatore, per entrare nel sistema. Quella di utente è quella che usa l'utilizzatore, il padrone di casa. Entriamo nel menu. Asterisco per 3 secondi. Questa Inserire la password. è la password di amministratore 9876. Il menu è 1. 1 password amministratore. 2 password utente. Cambiamo la password 3 utente. inserisci 2 password inserisci 4 numeri per la password utente. Back 4 numeri password che adesso sono 1, 2, 3, 4 diventano per esempio 4 volte 0. Confermiamo. Salvataggio. Ok. 1 password amministratore. 2 Adesso cambiamo password 3 l'amministratore, 1 inserisci 4 numeri che di per la default password è amministratore. Back 9876. per uscire. Enter Adesso la per facciamo salvare. 6, 7, 8, 9, confermiamo. Salvataggio. Ok. 1 password amministratore. 2 Perfetto. password utente. 3 nivelli.